Da Bruxelles envío un cordiale saluto a tutti i partecipanti al seminario Italia e Perù uniti dall'amore per la cultura e l'arte dell'ambicare, organizzato dalle Dame del Pisco, guidati dalla brillante peruviana Gladys Torres. Anche invio questa nota visiva che vuole essere una riflessione sulla presenza del Pisco peruviano nell'Unione Europea e qui nella capitale dell'Europa, Bruxelles. Abbiamo visitato alcuni bar e il pisco è un grande sconosciuto. Ancora di più il pisco sour. Sono richiesti persone amanti del pisco che lo diffondano nella società europea come cocktail e insegnare a utilizzare questo prodotto che richiede 7 kg di uva per produrre un litro di pisco puro. A tal fine è necessario introdurre il prodotto attraverso la socializzazione. Per il consumatore europeo non è un acquisto automatico, questo è importante da tenere in mente. Offrire il pisco e trasmettere la cultura peruviana richiede una seria diffusione culturale e soprattutto creare l'abitudine del consumo. Tuttavia, il pisco può essere parte del consumo giovanile, può essere consumato come digestivo e può essere anche consumato come cognac. Può essere anche offerto nei bar e il pisco sour può essere anche offerto nei ricevimenti di tutte le ambasciate nelle capitali europee. L'accordo che il Perù ha firmato con l'Unione Europea mette le basi per una massiccia importazione di pisco. Dall'altra parte, come si sa, presto i peruviani potranno entrare con il nostro passaporto nei 24 paesi dell'Unione Europea, dopo il rilascio del passaporto biometrico. Dunque, la società civile avrà la grande opportunità di giocare un ruolo molto importante, conoscere e farsi conoscere. Si potrà verificare la creazione di alleanze tra i peruviani che arriveranno per affari e i cittadini europei che potranno partecipare nella diffusione del pisco peruviano. Vi presento queste due tabelle che corrispondono all'esportazione del pisco nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015, fino ad oggi. Vediamo che la quantità di pisco importata dai paesi europei non ha i volumi delle importazioni realizzate dagli Stati Uniti o dal Cile. Abbiamo certamente molto lavoro da fare. Dunque, salut e viva il Perù!